Registrare, mettiamo un po' di musica. GJ sta già andando. È già bello che è andato, sono arrivati tardi. Tardi. Dopo l'M30 c'era un trade. Buongiorno. Buondì. Allora. Dunque. Adesso apriamo l'idea. Qualcuno sa come si scrive Chopin, raga? Che sono talmente in coma che Chopin. non riesco a scriverlo giusto. Allora, l'idea sì, è giusta. Ottima. Mi sembra ottima. Ah, boh, vabbè, io l'ho mandata, ma è praticamente uguale, quindi puoi anche non stare ad aprirla. Ok, no, vabbè, apriamo tutto. Esatto, esattamente, sì. Questo qua è un ottimo trade, sarebbe piaciuto anche a me. Vedo se riesco a tenerlo per la giornata, se continua a salire. Assolutamente, ma la candela daily, adesso andiamo a vederla, tutti insieme. La candela daily di ieri è morta, quella di oggi, come spinge bene. Adesso in chiusura dell'ora continuerà bene. Nella resistenza di... Ok, io devo cambiare playlist perché sennò YouTube mi fa sempre reclamo per violazione dei diritti della privacy. Ogni sessione c'è reclamo praticamente. Tipo la roba di Chopin, penso che ormai il copyright sia bello che è andato. Dunque, andiamo a noi, andiamo alle cose serie. GJ è già lì che va e quindi prenderlo sarà tosta. Vediamo calendario economico un attimino, se abbiamo qualcosa. Se abbiamo un botto di robe, oltre al fatto che il sito sia buggato. Bello. Vabbè. Queste sono notizie su GBP, ma vabbè. Buggato, deciso così. Però noi abbiamo bisogno. Ok.
decisione sul tasso di interesse abbiamo, che è importante, vediamo. Se non lo modificano non dovrebbe cambiare più di tanto. Non dovrebbe cambiare più di tanto, adesso stiamo a vedere. Qui, ecco, abbiamo i movimenti di ieri, ottimi, ottimi movimenti di ieri. Ok. Dunque. Facciamo un bel calcio generale, ci disegniamo tutto da zero. Dunque, la nostra candela weekly è iniziata a morire. Andiamo giù, la daily ha chiuso quasi senza una down week, quindi quella di adesso potrebbe fare proprio un bel pullback. Guardando sulla sinistra abbiamo traffico pulito, un livello un po' più vecchio è questo qui, che possiamo tenere in considerazione, però adesso andiamo giù di time frame e vediamo un attimino. Allora, siamo al di sotto di questo bel supporto qua. Abbiamo un paio di range che potrebbero dare difficoltà. Buondì a zona, apro subito, finisco di guardare qui. Chiusura oraria che rompe il livello di 3 secondi. Che cos'è? Buongiorno. Ecco, buondì. Era su Gold, te l'ho mandata, perché ha rotto un mio livello chiave adesso. E proprio che chiuda l'orario al di sotto. E poi vorrei cercare per un pullback, per un retest su questo livello qui e magari una continuazione al ribasso. Buono, mi sembra buono. Avevo visto qui come 30. Lo spread è abbastanza contenuto. Quanto c'è? Adesso... Guarda qua, DJ, come diciamo, in chiusura orario spinge. Bye bye, DJ. Bye bye. È un peccato, che ci siamo, cioè mi sono alzato tardi, che è colpa di qualcun altro, perché c'era un'ottima possibilità di ingresso dopo questo 2M30, sulla rottura di questi massimi qui, saremmo entrati quasi sicuramente con primo target proprio questa resistenza qui.
Quindi complimenti Gabriele che ha preso il trade perché era ottimo. DJ a me adesso l'ho rotto, è il livello comunque. Quello di resistenza che stavate guardando anche voi. Direi che l'ha rotto. Direi proprio. Però vedo difficile che continui ad andare bullish così. Cioè più che difficile, però difficile trovare un ingresso. Fare il breaker di test del livello d'H1. Però abbiamo già iniziato il nostro movimento, quindi non saprei. Vediamo un occhio GK, anche se stiamo per chiudere la candela oraria in extremis. Ecco, forse su GCAD abbiamo un supporto formato, potrebbe essere. Invece no. chiude male GCAD, chiude. Però la sua seconda candela è bullish, a me piace abbastanza. Danno ad H4. Adesso abbiamo la decisione, le news, quindi vediamo se succede qualcosa di strano su GBP. Se spara, se... Boh, se fa pullback. Muore come ieri. Io al momento sto aspettando story test del code, vediamo. Vediamo un po'. Ha chiuso al di sotto, sì. Sì. Ma il Facebook per caso è buggato anche a te stamattina? Non lo so, per le news dici? Sì, certo. Ha sparato un po' in alto. Sì. Mamma mia. Anche a Luna ci sono delle cose sul GBP, ho visto guardando. Però tanto a Luna non ci interessa già più. Sì. Si sono invariati, quindi niente di che. Non dovrebbe. Sì, c'è anche qualcosa alle 9:30. In realtà è una mattinata abbastanza piena di news. Già da adesso, dalle 8, e ne abbiamo di nuovo alle 9:30. E poi di nuovo alle 1:30, ma si sa. Ah, rapporto sull'inflazione. Eh sì, sono altre news importanti. Oggi tante news. Il movimento bullish è andato. GBP CAD aveva rotto quei massimi lì. Però comunque poi alla fine ha chiuso bearish, quindi
Intanto il gol, io ritesto che livello era? 1690 ce l'ho. 1690. Ha iniziato già andando giù, ha rotto già i minimi di quella prima. Tosto a prenderlo adesso. Il gol. Solo che il problema è che quando ha dato il break retest sul minuto, che è venuto giù di... è venuto giù tipo di una trentina di punti, il problema è che c'erano 5 punti spread, ovviamente. È un po' inaffidabile, un po' inaffidabile. GJ. Eh sì, ci sta. Crazy, dude. Ma perché guarda, avevamo tutto il traffico ad H4, tutto libero. È un peccato. Mamma mia. Mamma mia, dove vai? Cazzo, GK lo potevo ancora comprare, era ancora in tempo. Andato a darmi GJ all'apertura. Il GK aveva la rottura del massimo e si poteva entrare su questo M30. Questi 20 punti, un cazzo, sto bastardo. No, io dico dell'ultimo minuto, l'ultima candela. Io. Bye bye. Cosa comunque, Zome, ti ricordi, no, ieri sera? Cosa abbiamo detto ieri sera? Ah, sì, ok, non ho più. Mamma mia. 131.500 raggiunto. Beh, Gabriele, complimenti. Complimenti, è uno di quei trade che se uno gestisce bene gli fanno... mamma mia, mamma mia. Ma qui andiamo a fare il retest daily, andiamo a darci un occhio, va, perché... Cioè no, per di strada c'è un botto da fare in realtà. Può arrivare tranquillamente a 132 ancora. Ancora 50 punti da fare. Dicevo, uno di quei trade che, capito, magari rischiando l'1-2% alla fine porti a casa il 6-7%. Perché... Ottimo, 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 ottimo. Stamattina a dormire, no, condannato. Trade, adesso prendere qualcosa dopo un movimento del genere, ci sarà da aspettare un bel po'. È veramente ardua come sfida. Non lo so, mi viene in mente che magari chiudiamo bullish proprio al di sopra del livello, poi chiudiamo di nuovo bearish. Sì. Non lo so, non lo so. Questa H4 qui è venuta molto in alto. Molto, molto in alto. Probabile che 132 potrebbe essere raggiunto. Ok, però noi abbiamo bisogno di una candela che ci permetta che ci permetta di entrare mettendo uno stop loss, un buon ingresso, un take profit. Dopo un movimento così così pesante è difficile avere magari una candela così, questa che chiude su, poi un M30 più piccola, l'eventuale continuazione, no? Insomma, c'è una roba in chat che non avevo visto. Ora su GJ metto stop in profit sotto A. Ah, ma era già di prima, ok. Se flippa ritornare in deficienza anche ancora bene. Sì, comunque chiudi pure dei pari 6. Avrei a 50 punti, avrei chiuso tranquillamente tutto, ma direi che è ottimo, ottimo. E dunque, cosa stavo dicendo?
abbiamo bisogno di una candela che ci faccia mettere uno stop loss, quindi la prossima candela venisse qua, si deve stare lì sopra di questo livello qui, poi potremmo entrare, mettere lo stop al di sotto del livello, lo stop loss qui, e il take profit alla cima. Però solo se abbiamo una conferma bullish. Per il momento non c'è nulla da fare. Però se abbiamo la nostra conferma bullish, un possibile scenario, perché abbiamo di nuovo traffico pulito sulla sinistra, la candela daily ha spazio pulito sulla sinistra, l'unica resistenza che abbiamo è questa qui a 131.500, quindi se abbiamo delle chiusure al di sopra probabilmente ritestiamo il livello, andiamo anche fino a 132, ovviamente i primi target sarebbero 20 punti su 131.700, questo è week qua sulla sinistra. Buongiorno. Buongiorno. Ok, quindi cancelliamo qua. Sinceramente, dopo questi movimenti su GBP, non so, a parte che stavo andando a vedere gold, dicevo, vediamo di cacciare un trade sul gold, dai, che non lo prendiamo da tantissimo. Sono di nuovo 5-6 punti. Io non so te, ma io ho 6 punti. 7 anche. Adesso anche sì. Che palle, mamma mia. Eh già. Proprio non ce la fa, non esiste. E niente, dobbiamo aspettare la sterlina qua. La prediletta è già andata senza di noi, giustamente. Dormito 10 minuti in più, pigliato in quel posto, ma ci sta, è normale. Cioè, è giusto. E cosa volevo dire? Ecco, volevo dire, magari vado a fare un salto a vedere EURGPY, comunque una coppia che non mi dispiace, per vedere se l'euro si comporta in modo più decente. S30, mi chiudo il body sotto 23.800 in 30.000, mi comincia a piacere. In 30.000, quindi in 20.000, la candela da M30, penso, questa qua che va a chiudere tra 20.000. Si chiude sotto. Ok, io vedo il livello di cui parli, questo qua sotto. Però manda una chart, Christian, così almeno vediamo bene. Ok. Dunque. Vedevamo ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, che siamo ai minimi da 2017 per EURGPY. Questa candela daily sta facendo pullback. Come vedete, non abbiamo né su GJ, perché siamo, cioè su GJ sì, di più, perché qualcosa di qualche mese fa c'è, però siamo a livelli molto bassi. Non abbiamo nulla sulla sinistra qui per confrontarci. Vedete che non c'è niente fino al 2017, quindi siamo un po' in mezzo a nulla. Però andiamo a vedere, perché stiamo approcciando questo bel livello lì, che se chiudiamo al di sopra abbiamo quelle tre candele sulla sinistra che ho adocchiato e non sono niente male, ma proprio niente male. USD CAD anche mi ha dato un break di un livello ad H1. Manda chart. Yep. Gold intanto sa morì. No. Comunque, EURGPY, vediamo questo range qui com'è.
30 punti di range, abbiamo candele sulla sinistra, ok, free traffic a sinistra, abbiamo rotto questi massimi qui, adesso andiamo a vedere un attimo ancora proprio il più giù, abbiamo questo M15 che va a rompere questo livello, forse un po' di difficoltà potremmo trovare qui, ma tutto sommato mi sembra niente male, ecco qui, sì, assolutamente a 900 un po' di difficoltà c'è. Giusto segnarla, mettiamola così, adesso apro subito, insomma, sì. Stiamo avendo un po' di pullback, vediamo un attimino. Ok, però questa candela qua sulla sinistra mi piace. Ho mandato anche l'H1 prima, perché qua è l'M1 per far vedere che sta ritestando in questo momento il livello rotto. E lì è H1 che la candela ha rotto il livello e ha chiuso al di sotto. Quello è il range di 60 punti, che è abbastanza pulito sulla sinistra, secondo me, da poter prendere in vendita, però vorrei vedere delle conferme di rigettazione durante il retest per prendere la continuazione, ecco. Ok, allora il livello è a 41-120, quindi un retest, formazione di resistenza di M1 in questa zona rossa. Esattamente, quello che sto aspettando è che è appena toccato adesso. Ok, no, bella rejection su RGPY, GJ anche ha avuto la sua rejection, quindi la candela daily potrebbe forse aver trovato il suo massimo di oggi. Nulla da fare, assolutamente. Non chiedetemi cosa voglio fare con GJ, perché dopo questo M15 qua assolutamente niente. GPCAD vale lo stesso, però abbiamo un po' più di livelli sulla sinistra, quindi un livello, ad esempio, magari. Siamo in un range, in questo bel range qua. Vediamo dove chiude l'M30 e sapremo qualcosa in più. Al momento niente. S30 ha chiuso bullish. Christian aveva mandato la chart e io me la sono brasata. Allora, break retest, mi deve chiudere il body sotto al livello e seguire una candela bearish. Sì, è corretto, una resistenza ce l'abbiamo a 23.800, se formiamo la resistenza con una candela bearish, che sia, come dicevi tu, magari un M30, è un'ottima idea. Questo è il livello più, un livello importante, quindi appunto se formiamo una resistenza su quel livello lì, dovremmo proseguire bearish. L'unica mini cosina è che questo M30 qui comunque ha rotto questo massimo a sinistra, questo qui è un massimo più alto, questo mini trend è bullish, appunto se chiudiamo bearish sotto questo livello qui, proseguiamo, però se chiudiamo poi al di sopra bisogna stare attenti, perché magari possiamo andare a fillare il range successivo. Frattempo gold fa ranging, RJPY, la nuova M15 si muove bearish, vediamo un po' che cosa ha intenzione di fare.
musica si alza. Conviene aspettare, bisogna aspettare. Non c'è molto da fare. Proseguiamo, stiamo di nuovo ritestando quel livello lì, vediamo se chiudiamo bene, ricerca. Avessimo una candela, cioè una cosa che mi viene in mente per poter prendere qualche tipo di setup è una candela bearish di questo tipo qua. Se la musica è troppo forte scrivetemi in chat che qua va su e giù di volume un po' per conto suo. Ecco che ha già flippato il momento in cui che lo diciamo, ma se questa M15 chiudesse al di sotto di questo livello qui, ok, una candela del genere, poi potremmo ritestare il nostro livello e andare nuovamente bearish a rimangiarci il nostro movimento iniziale, ok? E non sarebbe niente male prendere un trade, quindi entrare qui, mettere lo stop loss da qualche parte qui sopra e take profit al fondo del range. Sarebbe un ottimo setup. L'M30 sarebbe comunque bullish, per cui magari si valuterebbe il tipo di ingresso, però comunque l'idea è assolutamente fattibile. Considerando tutti i compratori che sono saltati lì. Invece se chiudiamo con la prossima candela bullish, lo scenario è quello che abbiamo disegnato prima, uguale, ma su GJ, quindi sarebbe questo. Quindi sostanzialmente sarebbe una candela bullish che chiude al di sopra di questo livello qui, poter entrare sul retest qui e andare a fillare una parte di questo range con lo stop loss lì sotto, prima take profit magari qui e poi tutto il range. Però adesso finché abbiamo solamente un candelone così che non ci fa mettere né stop loss né niente, abbiamo il livello di resistenza vicino, non è che abbiamo molta molta scelta, ecco. Molte cose da fare. Vediamo come si forma questa candela qui, che ci dirà sicuramente qualcosa in più. Per cui, nessuna fretta. GJ sta facendo la stessa cosa, andiamo a M30, aspettiamo la nostra chiusura. Io ho un po' di livelli, tra virgolette, strani su GJ, questi livelli qua, basandomi su quel supporto da H4. Qui più in basso, mentre questo livello qui a discrezione personale mia 131.500, ma adesso vediamo un attimino. Okay. L'idea short su GJ mi verrebbe solo se avessimo una chiusura al di sotto di questo livello qui, di nuovo. Anche se questa dove ci troviamo una zona non proprio simpaticissimo. Ok, qui abbiamo la nostra resistenza 131.500 e va bene così, rimettiamola dov'era, che andava bene. E vediamo un po'. Anche un weak fill però non dovrebbe essere male, eh? Dovesse chiudere al di sopra di quel livello lì e lasciare tutto spike da riempire. Sì, assolutamente. Questo range qui, se l'M30 chiude al di sopra di questo range qui, continuiamo bullish. Yes. Per vederlo bearish lo dovrei vedere chiudere al di sotto di quel livello lì, anche se l'M15 è già bearish, però. Anche se mi chiudesse bearish fino qua non mi darebbe alcuna certezza di tornare bearish. Mi piacerebbe solamente una chiusura al di sotto di quel livello per prendere retest e puntare a un weak fill, anche se non lo so,
Non lo so, perché questo gran movimento bullish qui in preapertura può essere un movimento per creare la wick bullish di questa candela daily e poi proseguire bearish nel corso della giornata, magari intrappolare un sacco di venditori che si posizionano bullish all'apertura, creare magari un bel fake out dopo l'apertura e rompere dall'altro lato, come abbiamo fatto ieri, esattamente qui. Tra l'altro, se qualcuno avesse avuto delle posizioni da ieri, break even, non sarebbe mai stato colpito. Erano, boh, ho dato quanti punti? Erano 120, 130. No, boh, addirittura 150 qua in basso. Però 120, 130 dovrebbe iniziare a consolidarci. Si poteva uscire tranquillamente. E niente, gold vedo che muore, vedo che continua a morire. Peccato. Anche lui niente, peccato. Peccato sì, ma sinceramente ho ancora lo spread largo, non mi si è abbassato, quindi boh, non penso che avrei potuto comunque tradarlo. C'ho ancora qua 5 punti, 6. E niente, mancano 7 minuti alla chiusura dell'M30, vado a fumarmi una sigarettina molto veloce, perché mi fa passare l'allergia al mattino, e torno. E volevi che aprissi magari questo di CADA anche zone? Che... No, beh, tanto non sto neanche quasi più per tenendo lasciare, d'occhio perché ha invalidato. Lascia anche GJ. Qui abbiamo l'esperienza. Bella, raga. Buondì, io no. Vado e poi torno. Bella a tutti. Ma no! Non so voi ragazzi, ma Gigi, io penso possa andare a fare Wakefield. Infatti sto provando a vedere dove potrei prendere. Io l'ipotesi per il Wakefield l'ho mandata nella chart, l'ho mandato 5 minuti fa. Aspetta che apro subito. C'è il retest sul supporto che vedi lì. Se chiude sopra e a sto punto sembra voglia farlo. Sì. Mancano 3 minuti, quindi penso proprio chiuda sopra. E quindi se va a ritestare il supporto, aprirei esatto buy stop sopra
al corpo, così quando flippa si apre, si dovrebbe andare. Io ho un livello a 131 e 400 e per il momento il body è sotto quel livello. Che altro perché sta facendo ranging all'intra 340 e 400. Sta facendo ranging lì all'interno, però secondo me se tiene sopra il livello, chiude con lo spike che ha formato, potremmo andare a fare weak field di nuovo verso i massimi e poi da lì una volta lasciarlo correre. One minute. Io ho provato a mettere dei pendenti stop sopra, lì sopra al livello di ranging, voglio vedere se riesce a prendermi per fare il weak feed. Eccomi, allora andiamo a vedere subito l'M30 di DJ. Qui vedo che abbiamo rigettato alla fine, stiamo chiudendo bullish, quindi l'idea dello short di prima. Non so, vedo che c'è uno short di Gabriele, non mi ricordo se abbiamo aperto. Esatto, quello che dicevamo prima, perfetto. Abbiamo chiuso qui, c'è questo livellino qua sulla sinistra. Però siamo sempre un po' in mezzo a nulla. M15 è rimasta leggermente bearish. Se venisse rotto il massimo dell'M15 di prima. Infatti, io gli ho potrebbe... detto, ho messo degli ordini pendenti stop per provare a prendere il weak field di GJ. Qui, 4-2, sì. 430. Sì, sopra il massimo di questo M15 qui. Buffando poi che andiamo magari di nuovo sopra il 500. GP CAD anche, mi sembra più bello perché l'M15 è bullish. Però ad H1 abbiamo anche questo livello qui, eh. Che abbiamo già infranto come punto di massimo. Andiamo a disegnarlo preciso. Lo strength, ho visto che ha dato il retest sul livello, ha dato di nuovo un impulso di 5 punti, penso 4 così. Niente. Gold viene giù all'inferno. Gold sta andando sì giù, piano piano scende. E RJPY come... RJPY mi piace già abbastanza, va a rompere i minimi delle M30 di prima, questa è una buona cosa. Bel botto. Ok, SGP cut, chiude bearish, si può pensare realmente di shortarlo. M30 si chiude lì sotto di questo livello qui, andiamo a cercare appunto un retest e una continuazione puntando sulla rottura di questo mini supporto sulla sinistra all'apertura di Londra. È possibile continuazione
in questo range che abbiamo con quella candela pulita, che adesso inquadriamo questa candela qui, se rompiamo questo livello qui, se rompiamo questo livello qui dovremo poi raggiungere appunto questo livello qui, perché abbiamo la nostra candela pulita, entrare magari su un retest in questa zona qui, vediamo adesso come si comporta. GJ ha rotto il massimo. Yes. Vediamo cosa combina, arrivata a 500. Da 400 a 500, se il buy stop appunto era lì a 400, comunque sono 10 pips, quindi come trade è già valido. Tu sei dentro quindi? Sì, ma l'ha perso esattamente adesso con questo ultimo push che ha dato. 4,20, ok. Allora metto... qui all'incirca. Il livello del buy stop. Io non mi fido più di tanto, non lo so perché, perché l'M15 era bearish, comunque dovrebbe essere buono per continuare bullish una volta rotti questi massimi qua, ma io al momento non lo sto considerando troppo. Ecco, GCAD invece mi piaceva, che mi piaceva un po' di più, ho già pushato abbastanza un po' di più. Nostro M5 che ha chiuso bullish, adesso proseguiamo. Abbiamo un po' di difficoltà qui, abbiamo questo livello sulla sinistra. E stiamo proseguendo GJ anche. Eccoli. Bene, bene. Come qua, più 4, più 5 punti ci si può mettere a break even. Più 6, più 7 punti. Arrivi a 500. Per un soffio, non ho preso GCAD, ero molto, 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 molto tentato di entrare dopo questo M1. Poi ho detto, aspetto la chiusura dell'M5 a vedere se crea una weak bearish quando apre. Però ha creato poco, volevo che ritestasse un po' più in basso. Comunque è andato, ha dato 15 punti di push da un tranquillissimo ingresso dopo che l'M1 ha chiuso sopra il livello. Quindi questo era un bel trade su GCAD, fattibilissimo. Cioè, io non mi sono più ad entrare, chiudo la giornata con i profitti di prima. Vabbè, direi Gabriele, il trade di prima era perfetto, quindi esatto. Non c'è assolutamente bisogno di tradare più, non dover tradare, va benissimo così. E a domani allora, a domani, grazie. A domani. Che sta dando la seconda pushata all'M5 di GJ, presumo che sia bullish.
Yes. Ah, ma sì, già da prima. Ok. Quindi potrebbero dire stop, safe, a break even, direi. Aspetto che arrivi a 500-510 per metterlo un po' più tranquillo, perché non vorrei mai mi facesse un pullback. Se facesse un pullback e tornasse qui, tu rimarresti nella posizione quando questo tornasse a flippare bearish eventualmente. Beh, no, lì no. E quindi siamo già break even, direi, praticamente. Allora, devo mettere il quadratino. Così scriviamo GJ. Bene. Sai, GJ, dai ancora sti 3-4 pips, così abbiamo 10 punti interi. Dai una bella pushata. Dai, intanto. Un po' di pullback leggermente. GVPCAD, sì, GVPCAD, hai ragione, non mi devo lamentare, colpa mia. GVPCAD era crazy, 16 punti. Sono fatto un po' portare fuori strada da questo livello qui che ho aggiunto dopo, e M30 non lo avevo considerato prima, ed era meglio continuare a non considerarlo perché avevamo le nostre candele pulite a sinistra, quindi entrare su GVPCAD in buy stop sul flip della candela bullish con, non so, 6-7 punti di stop, 25-27 di target full, e già ovviamente dei parziali a 20 punti sarebbero stati fantastici, sarebbero stati, però appunto niente. Perché sapete, non mi piace mai andare a cacciarmi nei movimenti dopo che sono già partiti bene. Questo movimento è partito qua, quindi non avevo troppa fiducia a entrare dopo. GJ è lì. Mm-mm. Yes. Dimmi tu come gestire qua. Dimmi tu. Sei vivo? Sì, sto solo cercando di capire se... Dato che sono praticamente sul livello di entrata, non so se restringere di più lo stop loss... Magari puoi chiudere a metà posizione, a break even, vedere se continua, diminuire un po' il rischio, non so. Sì. Adesso sta flippando bullish, magari lo stop loss sotto questo M5 qua di un pips, due pips, e se torna a rompere questo minimo, credo che prosegua bearish, sinceramente. Però appunto finché rimane così bullish può andare a fare il wickfield dell'M5, eventualmente rompere 500 e dare quei benedetti 10-12 punti che servono. Però appunto se torna bearish, fate voi. US30 è lì, che sta rigettando un pelino. Adesso abbiamo l'M15 tra 3 minuti. E vediamo cosa combina. Ecco GJ che inizia a pushare, yes, di nuovo. Il gold è sempre fermo sul supporto. Gold è un peccato perché ha dato bei punti stamattina, solo che quando ha dato l'ingresso era impossibile. Okay, adesso ovviamente è tornato. Ho superato i massimi, ora mi metto un break even. Qua ci dovrebbero essere 10 pips. Sì, infatti ho raccolto un bel parziale e adesso presi parziale 10 pips, adesso potremmo proseguire bullish, appunto perché andiamo magari a fare tutto il wickfield. Però abbiamo questi livelli qua sulla, yes, sinistra, per quello c'è questo quadrato, solo dovuto da questi livelli qui a sinistra. Cioè questo rettangolo, non questo quadrato. GJ buys più 11-12 pips. Sì, ho staccato a 11 esattamente, il 90% della posizione. Ok, allora scriviamo
Iniziamo già a scrivere 11 pips che sono già arrivati. GVP JPY. Bye. Che bello GJ quando è così basso lo spread che... Mamma mia. Su M1 puoi fare le entrate precise. E GBP cade anche, ha dato ancora movimento. Sono curioso di vedere cosa combiniamo adesso all'apertura. Perché se adesso andiamo a rompere le resistenze di GJ a punto 500, che è quindi questa resistenza in questa zona qui, e GBP cade questa resistenza qui, se chiudiamo al di sopra all'apertura potremmo veramente fare un movimento bullish pesante. Perché a quel punto lì avremo l'H1 che da qua sotto va a chiudere al di sopra della resistenza. Chiudesse appunto sopra, ovviamente. Andasse a chiudere al di sopra della resistenza. Da qua giù a lassù sarebbe pesante. Ritest e continuazione. No. Che candela è? Quella precedente è nulla, praticamente è ferma. Quella candela che se chiudeva bullish volevo già entrare in buy qui, poi ha chiuso rompendo i massimi, però ha chiuso al livello di quella di prima, quindi leggermente bearish, quindi sono andato poi a controllare GJ, nel frattempo questa qui era partita già rompendo i massimi, ed era già imprendibile. Ottimo, ecco il fake out lì, come conferma per l'entrata? Lo so, purtroppo lo so. È tardi, tardi. Allora, eravamo pronti. Nel frattempo GJ è lì che sta andando di nuovo al di sopra del livello qui a sinistra. Yes. Appena completa il weak fill, se lo completa, io penso di fare con l'ultimo parziale di fare il trailing stop e mettere proprio lo stop loss al livello del weak fill. Mamma mia, che bel minimo che è andato a fare qua. Abbiamo la chiusura dell'M15. Chiudesse così, questa candela all'incirca così, un'entrata in questa zona qui, appunto, come abbiamo già detto prima, non sarebbe niente male, quindi avremmo praticamente... il nostro movimento bullish che va a rompere tutti i massimi di prima. Questa candela qui era senza down wick, poi questa candela qui ha aperto bearish, ha rotto i minimi di questa candela, ha rotto i minimi di tutto questo range qui, e adesso ci stiamo facendo un po' di consolidamento qui, vediamo se riusciamo a chiudere al di sotto di questo mini supporto, cercare uno short con ingresso qui, stop loss piccolino al di sopra di questo massimo qui, primo take profit intorno ai 10 punti sul wick fill di questa zona qua, e take profit totale se andiamo a mirrorare questa candela qui sulla sinistra, potrebbe essere un ottimo trade, però stiamo appunto a vedere la chiusura che avviene tra 15 minuti. Anche se questo M15 qua, avendo già chiuso all'interno del range, può andare giù e rompere già il supporto. Ma entrambi gli scenari non sarebbero male, se rompesse questo supporto qui, allora il retest lo si cercherebbe un po' più in basso, probabilmente. Stiamo appunto a vedere, qua non ci stiamo fermando, GVP CAD sta andando con un treno, GJ è lì sempre a livello di prima. US30 ha chiuso la candela M15 bearish, questa qui ha già rotto i minimi di quella prima. Quindi magari potremmo formare adesso questa benedetta resistenza.
GJ sta creando supporto. Yes. Come non detto, adesso prende, sta flippando bullish di nuovo. Sì, andiamo a metterci due livelli sensati. Il gold si sta invertendo sul supporto. GJ è sempre lì che prova a rompere il livello di prima. Abbiamo la nuova M5 che crea la candela wick. Ah, l'M5 di prima ha chiuso bearish. Ha chiuso bearish. Però possiamo vedere. Mancano 10 minuti. Il problema del gold è che ormai è entrato troppo all'interno, nel mezzo di un range, quindi... Cioè, se prima era possibile, diciamo, un break e retest per la continuazione, al momento siamo proprio a metà, quindi no, non vedrei nulla al momento. Peccato. Anche mi fu una sigaretta per combattere l'allergia. GJ, se mi torna sotto il 500, chiudo anche l'ultimo parziale. Chiuso? Sì, l'ho visto venire giù
ho detto ok. Adesso questo H1 può fare un po' di pullback. Perché il weak fill lo ha completato, diciamo, all'85%. Quindi... Sì, ma il weak fill, cioè il target che avevamo detto e dato era quello appunto da appunto 400 a appunto 500. Che esatto. Sarebbero stati esatto. I primi 10 punti. Poi è andato addirittura più su e il buy stop è stato pigliato un pelino più in alto, appunto 4-1, 4-2, penso, lì sopra i massimi. Aveva 4-28, esattamente. Ah, ok, 4-28 era un pelino più su. Però comunque ha dato 10 punti in ogni caso. Yes. 11 dove ho staccato la maggior parte. Ne ha andati pure 14, sì sì. Sì sì, e adesso inizia il suo bel pullback prima della chiusura. Gold. Punto, sta continuando a invertirsi. M15 ha rispettato il minimo, ha rotto il massimo. Vediamo questo livello qui a sinistra, ma tanto è intradabile per lo spread. Sì, sì, è dopo un peccato. Uffu, guarda che push. Per M1 mi piaceva la rottura qui del massimo della candela di prima. Questo M1 qui ha chiuso bullish lì sulla rottura dei massimi della M15 precedente. Quanto hai tu al momento? Come te, Fra, per forza. Stesso broker. In effetti. 5 punti. 5? Io ne ho 2.4. Cioè, 2.3 adesso, sì. Un secondo fare a 5. Un secondo fare a 5. Adesso sarebbe tradabile, in questo momento. Cioè, per com'è lo spread. Non lo è. No, no, non dico il setup, dico come spread, nel senso sarebbe no, sensato. Ma tanto, cioè, cosa fai a prima posizione e poi ti apre 5-6 punti di spread? Come si fa? Cioè, non mi fido neanche se sta a 1, capito? 3 minuti fa era 6-7, quindi... Fa parkour. Che peccato aver perso questo movimento. C'erano tutti i presupposti per entrare. Dopo questo M15 qui si poteva entrare con uno stop loss ridicolo. Neanche 5 punti, forse. 5. Senza neanche entrare perfetti. Mannaggia. Se vediamo l'ultimo M5. E se rompe questi massimi qui in chiusura negli ultimi 2 minuti è in grado di dare ancora una bella pushata. Sì. Abbiamo cancellato i livelli, cazzo. Mamma mia, sta musica, oh. Parte. Ogni tanto parte. Ogni tanto parte forte così. Ieri stavo parlando con Christian di una chart così, a un certo punto è iniziata a partire, e tu eri fuori a fumare, è iniziato a partire proprio fortissimo. Crazy. Infatti non riuscivo a parlarci. Crazy, man. Ma perché vedo qualcosa senza copyright, quindi... è molto Beethoven. USD CAD mi piace particolarmente perché quel livello che ti avevo mandato prima, sai, per il break retest al ribasso, adesso sta formando supporto, ci sta formando supporto sopra, quindi dato che Londra parte tra 3 minuti potrebbe anche essere sensato per la continuazione a rialzo. Ma a rialzo non era un retest bearish? Eh sì, il problema è che ha creato una week che adesso ti sto mandando la chart che... mi ha tolto un po' la confidenza per le vendite. Ci sta. Te la mando. E AM1 sta formando supporto. Aspetto che magari formi
struttura bullish per trovare la continuazione. Vedi quella wick che era la candela che aveva breccato, come se l'è rimangiata, ha chiuso di nuovo all'interno. Diciamo che quella wick che ha formato lì, quella bullish. Ah, ok, quella... ok, sì. Non ha, quindi mai rotto praticamente il cioè quel supporto lì non l'ha rotto alla fine prima. Esatto, sì, l'ha rotto, poi è rientrato dentro, quindi tecnicamente no. Al momento che lo stanno guardando... Si è chiuso bullish addirittura. Sì. Allora quello mi ha tolto praticamente la confidenza per le vendite. Adesso avesse chiuso bearish con quella wick lì, c'era sicuramente un ottimo wick fill da prendere. Però appunto flippato bullish lì nell'ultima parte, se no era assolutamente un bel wick fill. RJPY, ecco, speravo rimanesse un pochino più in alto, il bastardo è sceso tutto in un colpo adesso. Stava facendo range, che lo rimettevo d'occhio, boom, boom, vabbè, ma ci sta, non è male. Però se chiude qua non è un bel livello, avrei preferito chiudesse o lì o lì sotto, o qua o lì sotto, perché se chiudeva qua mi poteva dare poco stop loss. Se chiude qua il mio stop loss non saprei dove metterlo, quindi molto più difficoltoso entrare all'interno del trade. GJ, vai di pure. Dicevo che su USD CAD volevo mettere sto per mettere un buy stop sopra i massimi formati per la continuazione del weak fill. Manda la chart con un buy stop così almeno lo facciamo vedere. Chiudo lì sopra qua. Non abbiamo neanche fatto tutto il week fill daily. Adesso l'apro. Okay. Londra, it's open. Volevo solo vedere un attimino, infatti, qui. Qui abbiamo l'H1 che va al di sopra. Poca week da fillare su GBPCAD, su GJ ce n'è di più. Siamo sopra questo livello qui, quindi possibile continuazione. US30 alla fine ha chiuso bearish, quindi, però non ha chiuso sotto questo livello qui, quindi un po' incastrato anche lui, gold lasciamo perdere. GBP e EURJPY invece ha chiuso sul supporto molto preciso. Però appunto non mi dispiace. Abbiamo notizie sull'euro, qualcosa oltre che sul GBP. Non mi sembra di aver visto nulla stamattina. Bueno, non si sbagga il sito stamattina, rimane così. Senza la bandiera. Non capisco perché. Quindi le cose tipo retail sale, così non so di che paese sono. I retail sell del Venezuela ci sono. Vabbè, allora possiamo lasciarli perdere. Del Bangladesh. E dell'India, tipo. News, my friend. Indian news this morning, man. NFP tomorrow. Tomorrow. Domani tra l'altro, sì, domani magari possiamo collegarci un'oretta anche per l'NFP. Possiamo vedere. Io sto valutando questo ingresso su EURJPY. Appunto, avrei preferito entrare più in alto, però comunque non è un brutto ingresso. Qui, appena effettuato con lo stop sopra i massimi di EURJPY, però finché non rompe i minimi di questa candela qui non sono sicuro, quindi... Sono un po' esitante, adesso vedo l'M1 come si muove, se mi chiude contro pesantemente, cioè no, beh, pesantemente no, ma sopra i massimi dell'M1 di prima, magari chiudo con uno o due punti negativi, però appunto stiamo a vedere quello che succede.
Ok, il bus stop me l'ha preso. Adesso con lo stop là su iniziamo a muoverci. Bene. Adesso, non è tanti punti come sulla sterlina, però comunque abbiamo rotto il minimo delle M30, quella è una bella indicazione. Stiamo a vedere se riusciamo a scendere un pelino per metterci a break even o meno. Mamma mia. Che infarto. È la musichetta giusta per quando ti apre appena aperto gli ordini. Infatti veramente stavo guardando le mie video. Ta-da-da-da. Crazy man. Che assolo. Vabbè, comunque è musica bellissima, ma mettiamola una un po' più allegra magari. Don't stop me now. Quindi le ragioni di questo trade qui le abbiamo viste prima, ok? Quindi se qualcuno non fosse chiaro qualcosa, faccia pure domande. Io sono entrato perché abbiamo questa candela bullish che ha rotto tutti i massimi di prima, poi questa candela bearish qui ha rigettato completamente il livello, ha rotto i minimi di quella di prima, ha rotto i minimi di questo range, ha chiuso bella bearish, ok? Quindi prendo il mio ingresso nel momento in cui l'M30 inizia, dopo aver formato questo punto di massimo corrente, perché ovviamente la candela non è chiusa, può sempre invertire e fare ciò che vuole, ma il mio stop loss è breve, da lì sopra, puntando sul fatto che appunto adesso abbiamo raggiunto questo livello qui, vediamo se facciamo pullback o no. Comunque, se riusciamo a fare come tutta la candela qui sulla sinistra, dovremmo avere 10-11 pips, anche 12, e appunto lo stop loss è all'incirca di 4 punti, 3-4 punti, quindi uno stop loss molto molto breve. Il nostro range è questo qui e l'inversione di trend praticamente sull'apertura, no? Questa roba qui non è pulitissimo, sempre in più alti, però comunque mi piace. That's my shot. Potrei già addirittura mettermi a break even, quindi se si invertisse valuterei, però adesso siamo tranquilli per il momento. Finché non parte un altro assolo di Beethoven. Quando è partito l'assolo di Beethoven mi è venuta in mente la faccia di quello che è la vittima del francese. la suda. Tragicità è quello, proprio pesante. Se la faccia quando suda. Sì. Quello. Qui vedo che abbiamo rotto i massimi, proseguiamo, quindi probabilmente GJ è un po' più impantanato, ma GCAD sembra voler andare. Sembra proprio voler andare. Io sono out da GBP CAD, chiuso meno 2 punti, cioè da buonanotte da Euro GBY, come ho l'abitudine. Puttina, madonna, che puttina, minchia, che uscita, che ottima uscita, che ottima uscita. Cioè, vi faccio vedere, che non è che mi porto drawdown e racconto cazzate, ma questa è un'ottima uscita. Adesso non so dove, non me lo sta aprendo, però appena mi apre il coso, salva immagine, il grafico attivo. Non va, ogni tanto si bugga, vabbè. Comunque io sono uscito assolutamente lì dove avevo il mio livello, 3 punti. Mamma mia, quindi GJ dove è andato? Ah, ecco. Perché è dovuto da JPY questa roba qua. Quindi potrebbe... Forse no. È andato troppo su. Perché fosse rimasto sotto questo livello qui si poteva pensare a un retest più alto. Però appunto abbiamo già rotto tutti i massimi. Quindi.
Provo a chiudere metto trader e riaprirlo perché non mi fa salvare la chat. Nel frattempo avevi mandato SDCAD, giusto? Sì, mi ha preso l'ordine, però tanto poi l'ho chiuso a due punti negativi. Ah, l'hai già chiuso? Sì. Non lo apro neanche più, o vuoi che lo apro? No, è inutile, tanto ormai è già... It's old. Sa, ma mannaggia che non mi fa... Non mi fa salvare la chat, mi prego. Salva come immagine. Il grafico attivo. Niente. Nada de nada, vabbè. Ah, come tornasse bearish, sicuramente provo un altro ingresso, questo poco ma sicuro. GCAD cosa ha combinato? Che USD CAD è venuto giù proprio a coltello. Lì è fermo. Mentre GJ invece ha dato un'altra pushata, credo che 10 punti li abbia dati di nuovo. Anche 16-17. E questa spike che ha fatto qui è una perdita di forza da parte di JPY, quindi sia Euro JPY che GJ hanno pushato, ma non è una cosa della sterlina. La sterlina in questo momento all'apertura è abbastanza flat, non sta più spingendo come prima. Io sto sempre controllando Euro JPY, vedo che l'M1 rigetta parecchio e io ho chiuso esattamente 3 pips in negativo. Dunque scrivo EURJPY sells, ok. Non ho fatto neanche in tempo a uscire a break even perché ero lì col dito pronto a uscire a break even, però partito talmente in fretta che mi ha preso subito lo stop. Che comunque era appunto molto molto breve. Quindi se abbiamo un'altra opportunità ancora prendibile, se no assolutamente la mattinata va più che bene. Lunedì positivi, martedì positivi, mercoledì positivi. Se oggi abbiamo 3 punti di stop loss possiamo leccarci le dita. Cristian manda una chart, la apriamo subito. Si chiude sopra il livello, mi crea weak, fill e entro. Sì, mi sembra ottimo. Vedi, la regione dello short, l'avevamo detto appena aperto, che questo M30 qui ha chiuso bearish, però non aveva chiuso sotto questo livello qui, quindi era l'unica idea per cui, nonostante cercassimo appunto la resistenza in questa zona qui, anche se ha chiuso bearish, ha chiuso sopra quel livello lì. Stavo per entrare in un minuto su S30, solo che non l'ho fatto perché non me la fidavo dopo... quel week verso il basso. Lo so, ad H1 era più clean, c'era retest, sì, comunque anche qui non era pulitissimo come cosa, perché c'era quell'M30 lì, poi comunque sembrano tanti ma non sono mai troppi punti, cioè per dire tutta questa candela qui sono 11 punti, GJ solo in questa spike qui ne ha fatti 16. Però vediamo. Adesso 3 minuti, abbiamo un'altra M15. E nel frattempo MetaTrader non si sbaglia. Mamma mia che infame. Oh. Magari se chiudo la chart e la riapro.
niente da fare. Vabbè. Non si sbaglia? No, faccio, sai, quando fai tasto destro, salva come immagine, il grafico attivo. Ecco, se non lo faccio aprire da internet me la salva. Quindi è buggato proprio a livello di Google Chrome. Però solo una scheda aperta, quindi non capisco. Però per farvela vedere potrei salvare questo screen. Perché lo screen sul PC me lo fa salvare, capito? Poi posso aprire questo qui e streamare un secondo questa scheda qui delle foto. Vedete? Sì. Ecco, questo qui era GPY, questo era l'ingresso dopo l'M1 bearish, dicevo. Il mio stop loss era di 3 pips lì, sopra i massimi della candela M30, anzi, in realtà, sì, sopra i massimi della candela M30, perché era lì, quella informazione, ovviamente. Quindi da lì a lì sono 3 pips. Pochissimo drawdown. Adesso, share, faccio di nuovo. Google, vedete di nuovo? Yes, ok. US 30. Perfetto. Non capisco se bugga, ma ogni tanto succede che si bugga così. Ah, mi dà il caricamento, quindi... Ecco, vedi, si è sbuggato. Perché ho tolto la spunta e rimesso la spunta su posta una chart online. Quando salvi l'immagine, boh, si è sbuggato. La stessa cosa. Qui vediamo che abbiamo M1, la pushata, poi abbiamo la formazione qui della candela bullish. Sopra il livello di prima si poteva prendere addirittura un altro ingresso bullish. GJ vola, dice Davide. Sì, vedo che va a toccare 800. Ma il target è quello lì, appunto, di 132. È bello pesante, bello pesante. Opla, 132, no, non ci credo, mamma mia. Boom. Boom, boom, boom. Che cos'è questo silenzio su questa pushata? Io sono in silenzio perché sono uscito prima là sotto, quindi... Vabbè, cosa vuol dire? Io neanche l'ho tradato, vabbè, però ha fatto tutto. Il francese, ma... Non ho capito bene cosa hai detto. Vi invio un'analisi, ragazzi. Yes. Ok. Mamma mia, che pushata, mamma mia. Beh, stamattina GJ ha accontentato tutti, perché se qualcuno lo ha venduto in tutto questo trend, si merita le sberle, chiunque abbia comprato, direi che è tranquillo. Davide dice, io sono entrato sulla rottura del livello M30. Ok. Euro D, raga, ha fatto tipo 20-25 punti in 3 secondi proprio. Nemmeno tempo di piazzare il stop loss, cosa? 25 punti ha fatto. Questo qui che hai mandato è GBP USD, però. Quello lì è GU, penso. Cioè, sì. GU. Sì, GBP USD. Non so, dimmi tu quello che cerchi. Aspetti che arrivi qui, crei una cosa bearish, poi sì, di nuovo bullish. Un traccio, se dovesse esserci, prendere un movimento long. Però non so come potrebbe andare il movimento, non ho idea di cosa. Siamo un po' in alto, cioè siamo un po' in mezzo, perché la sterlina, come diciamo da prima, è andata. Anche GBPK, l'ingresso bullish, avrebbe pagato ovunque. Stamattina bastava comprare la sterlina e non ci si poteva sbagliare. Sì. Euro GPY. Crazy, man. Beh, almeno posso essere soddisfatto di essere uscito in tempo, perché... Non so quanti punti gli abbia dato, ma se quelli erano 3, penso che una ventina li abbia dati. 30, 31. Mamma mia. Tosta, tosta.
Niente, no, il target su GJ è di 132, che è quello che dicevamo daily. All'inizio siamo arrivati, le prime nostre week daily sulla sinistra, quindi adesso abbiamo raggiunto tutta la pushata, abbiamo avuto tutte candele da M1 bullish, tutte M30 bullish, forse abbiamo avuto due M15 bearish lì in mezzo, una e due, e entrare in buy stop sopra i massimi di tutte e due era assolutamente fattibile, qui era fattibile, qui era magico addirittura. Qui l'abbiamo preso, abbiamo preso gli 11 punti che sono scritti in basso. Qui non siamo più entrati, io sono un po' una checchina perché ci ho pensato alla grande di entrare, poi ho detto vabbè, lasciamo perdere. Ha già iniziato il movimento e è arrivato a target in frettissima. Ha dato Però io proprio. sono entrato sul GJ, sul retest a 500, ho chiuso la maggior parte dei profitti a 700. Ottimo, 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 ottimo. Boh, Ben questa presente. mattina io ho finito. Hai fatto un ottimo lavoro, bravissimo. Ciao, raga. Ciao, ciao, ci Ciao. vediamo domani. Ciao, ciao. Sì, qui era perfetto, un buy stop, addirittura qui avrebbe pagato, ma perfetto. Tutto. Quello che si vede, abbiamo le nostre candele sulla sinistra, pulite. Ok, quindi. Il livello di prima dell'ingresso quanto era precisamente? Non mi ricordo. Era 428, no? Sì, 42. 428 dovevo l'ordine, 430, quindi. Quindi un'eventuale posizione lasciata a break-even del buy stop di prima a un'eventuale posizione a break-even da 428 avrebbe dato. Abbiamo rotto poi il livello 500, ho dato una sessantina di punti da laggiù. E abbiamo avuto tutte candele bullish che hanno rispettato i minimi di quelle prima. La nostra candela qui ha rispettato i minimi, non avrebbe colpito l'ingresso, cioè non ha colpito l'ingresso, ha rotto questa resistenza con il volume dell'apertura di Londra. A sinistra abbiamo candele pulite, abbiamo il nostro livello di target piazzato stamattina a 132. E sinceramente, se continuiamo bullish, non so GJ dove vuole andare. Abbiamo fatto tutto il nostro movimento. Era facilissimo entrare su GJ, ha creato sempre, ha rispettato i minimi a ogni candela, vedete che si poteva entrare praticamente ovunque senza sbagliare e quindi era un ottimo trade stamattina, era perfetto GJ, very very perfect, complimenti a chiunque l'abbia preso, Andre, Gabriele, tutti quelli che ci sono. Io che stacco i miei break even. Eh sì, è un peccato, è un po' un peccato. Un Ho visto momento. che Ergallina ha fatto tutto, ha shortato al W, no, quello è, forse era vecchio, cioè vecchio, vabbè, di qualche ora fa. Ieri. Sì, però ho visto che ha preso GJ, Ovviamente, scrive chiaro. sempre movimenti chiamati, movimenti chiamati. Boh. Christian non ha fatto un entry, S30 non, S30 non ha dato il tipo di setup che si ricercava perché non ha creato la wick da fillare, adesso ha aperto l'M15E, quindi se questo M15 flippa bearish in modo da dare la wick alla candela M30 comunque non sarebbe il top perché appunto l'M15 sarebbe bearish. E non so, vediamo questo giro di chiusura M30, abbiamo qualcosina di interessante, ce lo potremmo avere qui su EURJPY perché di nuovo è una questione di inversione, quindi il mio bias principale di prima era quello di portare, come dicevamo, queste candele pulite il prezzo alla resistenza. Poi abbiamo rigettato pesantemente questo livello, abbiamo chiuso bearish. Io sarei voluto entrare qui, però poi ha chiuso troppo in basso, allora ho preso il mio ingresso qui. Ho chiuso la posizione a meno 3 punti. Quindi adesso se chiude l'M30 al di sopra e rimane in questa zona, qui si può pensare a un buy stop per andare a portare il prezzo fino alla nostra zona qui. E l'unico setup che mi rimane in testa è appunto questo, di continuare long su EURJPY, ma mi farei anche un giro su un altro cross con l'euro per vedere se è l'euro che pusha o se è proprio dovuto solo a JPY che sta perdendo forza perché GJ è arrivato fino a 132, adesso credo che si possa anche dare una calmata, poi magari schizza di nuovo
però si è già mosso tanto e parecchio, quindi lascerei appunto perdere. E EurGPY invece ha ancora spazio, come dicevamo, è tutto questo range, 25 punti. Andrei a dare un occhio magari a qualcos'altro. Qua scrivo GBP solo per aprire il grafico direttamente. Magari vediamo euro-dollaro. Ok, sta pushando anche euro-dollaro, quindi la pushata è dovuta anche dall'euro. No. GJ, ottimo profitto stamattina, ora chiudo tutto e vado a finire il corso. Grande Antonio, ottimo che l'hai preso anche tu, benissimo. Davide, vedo che ha mandato una chart. Quindi presumo sia una chart su GU. E andiamo a vedere. Sì, io sto guardando su GU ma non saprei, e io ti dico che guardo GU e non saprei nemmeno io, perché appunto dopo, come dicevamo, sia per GJ che per GCAD, dopo tutto questo movimento bullish non è che ci sia molto da fare, ecco, o si prendeva questo movimento bullish o è meglio lasciar perdere, aspettare che inizi magari un consolidamento e che poi rompa questo consolidamento da un lato o dall'altro. Però appunto entrare così, considerando che adesso scivoliamo dopo l'apertura, quindi svanisce un po' di liquidità, probabilmente faremo un po' di ranging, poi ci ritorneremo a muovere in pre-New York, quindi penso verso mezzogiorno, quest'ora qui, mezzogiorno e mezza. Però appunto per il momento neanche io vedo nulla. Ecco GJ che sta rigettando il livello leggermente. US30 è lì, il gold ha invertito e ha continuato assolutamente bullish dal punto che dicevamo prima di questo supporto qui, ha chiuso bullish ed è andato di nuovo alla resistenza. Ping pong. Mentre qui EURGPY non è niente male, non è niente male, sta rimanendo in zona. Che la candela mensile sia bearish, questo è sicuro. Senza dubbio. Però, essendo entrati anche in una zona di difficoltà, qui a sinistra, ci può stare che magari dà un leggero pullback per poi proseguire giù e arrivare a questi livelli qui verso la fine del mese. Andiamo a vedere magari anche settimanale come sta messo. Settimanale è quello che dicevamo ieri qua, tutti che erano entrati, tutti gli swinger, tutti entrati in acquisto, tutti buttati giù. Sì, abbiamo tappato praticamente questa zona qui, abbiamo due rejection qua sulla sinistra nella zona in cui abbiamo tappato. Abbiamo queste due rejection qui, quindi potremmo rigettare leggermente e fare la stessa cosa qui. Però appunto sono abituato a tradare sempre in preapertura e in apertura, di solito non trado quasi mai dopo l'apertura. Però stamattina è una mattinata un po' così, dove GBP è partita senza di me. Ero nel mondo dei sogni e non mi sono più fidato a prenderla dopo. Però abbiamo avuto ottimi trade. Ah, tra l'altro è sparito di nuovo il quadratino. Cavolo, io non me ne accorgo quando sparisce. Quando vedete che magari cancello e sparisce, avvisatemi così, lo rimetto. Buon ragazzoli. Bella conta. Bella, bella, ci sentiamo, ci vediamo. Ciao, yes, bella, raga. Ci vediamo, un parolone, però. Parolone, sì. Bella, bella. Bella, bella.
Bel pullback. Bel pullback. Dezza, bello veri, tosto. Veri, veri, bel pullback. È bello tosto, sì. Con tanti punti. Quindi, raggiungimento del nostro livello 132. Pullback. Pullback, baby. Io sto tenendo d'occhio Urge PY che sta pullbackando anche lui sulla scia di GJ, sta pullbackando, nuovo verbo. GVP CAD, questo mi combini, proprio così mi combini questo. E io come faccio a trattenermi? Mi trattengo perché non ha rotto il minimo, però questa... è un'inversione abbastanza clamorosa. RGPY ha di nuovo chiuso lì, un po' all'interno. Adesso, se prosegue bullish senza creare una down week, questo è poco ma sicuro che se ne va senza di me. Se crea una week bearish, magari un supporto time frame più basso, ci posso ancora fare un pensiero. Quindi vediamo. Questo qua muore. Mi sa che questo qua muore. Mi 30 chiuso partita adesso. Sei mutato, Luca. Thanks. Avevo preso un ingresso su GVPCAD e sono 3 punti. 3 punti su GVPCAD. Ma sono a break even, quindi se fa pullback qui esco in automatico, però se prosegue... proseguiamo ben volentieri. Ingresso l'ho effettuato dopo questa candela qui. Stavo dicendo come faccio a trattenermi ed effettivamente non mi sono trattenuto. Perché appunto è una bella M30 di inversione quella lì. Ci siamo. Mamma mia. Stai calmo, Stai calmo, 8 punti. Ma qualcosina lo chiudo. Qualcosina di piccolino, ma la maggior parte è ancora aperta, Però qualcosina di piccolino lo parzializzo, 8 punti. Mi sembra giusto. It looks right, man, it looks right. Quindi abbiamo... le nostre candele M15, questa è una sorta di fake out ad M15, però non abbiamo rotto il minimo della candela precedente, quindi per quello dicevo che mi piaceva, però non al massimo, mi tentava parecchio. Allora un ingresso l'ho preso, rischiando un pelino meno, anche sulla scia dei meno 3 punti di prima, però volevo tenere sott'occhio RGPY per non farmelo scappare, e adesso valuto un ingresso su RGPY. Questo qui sta break even, sta 6 punti positivo dal mio ingresso all'incirca.
Ok, io sono entrato anche su EurGPY con un piccolo stop. Quindi se EurGPY mi prende lo stop, calcolando il mio rischio, praticamente mi rimangio quello che ho parzializzato su GBP CAD. E adesso sono dentro entrambi. Andiamo a mettere il setup qui sul flip bullish come al solito, già lo sapete. E lo stop loss al di sotto del minimo sono 4 punti e mezzo, ok? In GBP CAD ho chiuso tutto su GBP CAD. Quanti punti sono il weak fill di EJ? EJ sono 7, credo, solo il weak fill all'incirca. Aspetta che te lo dico meglio, ma... 8, sì, boh, giù di lì. Giù di lì. Questa qui è okay. No, quindi io gli 8 pips li ho chiusi perché voglio tutelarmi, perché se EURGPY mi va stop, almeno sono tutelato dagli 8 pips che ho chiuso. Non è che ho cambiato l'idea su GBP CAD, credo che possa morire molto di più di così, però appunto per tutelarmi ho pigliato i miei punti e ho preso i miei 8 punti e boom, cioè non è che potessi stare lì e rischiare che poi magari mi tornava a break even, poi magari prendevo la loss su EURGPY e quindi non sarebbe una cosa molto conveniente. Il mio stop loss è sotto il minimo di questo M5 qua, che se rompe il minimo di quell'M5 lì, sono al sicuro. E mi sto già arrabbiando un pelino perché GBP CAD, vabbè. Sta proseguendo, è sicuramente un trade migliore a quanto pare. 10 pips, 11 pips su EURGPY che continua, su GBP CAD che continua ad andare. Quindi questo trade qui di GBP CAD, vediamo di fare un attimino una mini spiegazione. Abbiamo tutto il movimento che abbiamo visto bullish di prima, io non sono stato in grado di prenderlo nessuna delle volte, perché una volta partito ho preferito lasciarlo perdere. Avevamo il nostro livello qui sulla sinistra, ok? Abbiamo approcciato questa resistenza giornaliera, abbiamo chiuso bearish appunto dopo l'apertura di Londra. Non abbiamo rotto i minimi, ma il fatto che avessimo chiuso al di sotto di questo livello qui mi piaceva parecchio, avevamo creato la nostra bella wick, per cui sull'inversione bearish di questo M15 sono entrato con 3-4 punti di stop loss. Adesso siamo arrivati ad averne 11 di TP qui, io ne ho chiusi 8 prima, però comunque può proseguire bearish e niente. Questo qui era il bias di GBP CAD. No, stavo per rifare, cancella tutto, okay, prendere la gomma. E EURGPY sono ancora dentro, è lì. Vediamo cosa fa, anche se non mi piace granché, perché questo M1 che chiude al di sotto del livello, quindi dovremmo tornare al di sopra di questo livello qui, e avremmo dovuto rompere questo massimo qui, mi sarebbe piaciuto particolarmente di più. Per cui niente, stiamo a vedere. Okay. Anche il fatto che se avessimo chiuso con questo M30 al di sopra di questi body qui sarebbe stato un pelino meglio, però appunto c'è molto momentum, quando c'è momentum weeks get filled, quindi dovremmo avere la nostra pushata. EURGPY che sta iniziando a muoversi. Christian, ti vedo e arrivo. Ok, qui abbiamo S30, M30 chiuso sotto il livello qui siamo a 23.900. Aspetto un retest, mentre in H1 sta creando weak fill. Sta creando weak fill, ed è vero, però appunto c'è quella resistenza in mezzo al weak fill. Aspetto un retest mentre
intendi un retest magari in questa zona qui per poi proseguire bullish, magari creare sì, support? Sì, okay, sì, ok, sì. Perfetto. Anche se è un po' forzato, però... Però non è male, non è male. Cioè, nel senso, più che forzato è che ci potrebbe mettere un po' andare a creare supporto lì e poi formarlo, poi... Magari può venire in New York, esatto, assolutamente fattibile. E quando è così che la mattina non prendo neanche un trade in pre-New York, mi scateno. A volte è male, so, questo è il punto, è pericoloso per me. Sì, sì, ci sta, ci sta. Io adesso ho aggiustato un pelino con GBP CAD, sono saltato un po' sull'ultima scialuppa, uno shortino. Che ripeto, io ne ho chiusi solo 8, però metto 10 perché ne ha dati anche 11. Quindi... GBP CAD, ecco cosa manca. Buys. Pips. Quindi non c'è più spazio per scrivere EURGPY, quindi EURGPY, vedi di... Vediamo come sta andando. Ok, sta andando bene. Si sta muovendo bene. Non so se devo ricapitolare ancora una volta, ma lo faccio, perché tanto non c'è niente da fare. Quindi avevamo l'approccio della nostra resistenza qui, abbiamo rigettato in modo molto molto forte, poi abbiamo la nostra seconda M30 che ha rotto i minimi di quella prima e ha chiuso bearish, ok? Poi all'apertura di Londra abbiamo avuto questa pushata fortissima dovuta a perdita di valore da parte di JPY e adesso... Sto scommettendo sul break di questa resistenza qui, in momentum, siccome il prezzo si trova in momentum e quando si trova in momentum wicks get filled, quindi dovremmo fillare questa wick e se siamo abbastanza fortunati fillare tutta questa candela sulla sinistra, ok? Se qualcuno ha chart e robe da mandare, mandi pure. Sto tenendo sott'occhio l'M5, sto valutando se uscire a break even. No. Perché adesso sta per chiudere l'M15, no? Sì. Vi faccio vedere che non mi piace granché il fatto che se chiudesse qui potrebbe invertire bearish, chiudere bearish. Io sono praticamente sul livello del mio ingresso adesso e chiudo la mia posizione. Boh. Chiusa. Quindi via EURGPY. Non ci piaci, fai quello che vuoi. Appunto, ero entrato dopo l'M1 bullish e sono uscito. Non è una... Cioè, non è, il trade non è... L'idea non è svanita, perché non abbiamo rotto nessun minimo, neanche della candela M5, però... Io valutando questo tipo di movimento, avendo visto che abbiamo rotto il massimo e poi si è invertita, penso che se questo M5 qua rimane bearish, chiude bearish, quella dopo ritesta questo livello qui e torna all'interno del range. Quindi lei non ha rotto il minimo, quindi manca un minuto e mezzo e come vediamo può flippare bullish e continuare. Ok, ma adesso mi metto a dire queste cose mentre sono dentro il trade, visto che mi ascolti. No, vabbè. Però... Non, ho preso questo profit su GBP CAD e mi dispiacerebbe rovinarlo facendo il testardo su EURJPY, ok? Perché questo qui era un trade senza dubbio migliore, molto più veloce, molto più lineare, vedete che era un'altra cosa, un trade che mi piace molto di più. EURJPY è un po' più lento, una coppia che non trado spesso e probabilmente pagherebbe questo trade, pagherebbe lo stesso perché appunto come vediamo questo M5 ha rotto i massimi, non ha rotto i minimi, si chiude bullish, andiamo poi verso la chiusura della candela d'H1,
E negli ultimi minuti della chiusura della candela d'H1 è probabile che facciamo il weak fill della candela precedente, ma mi sembra giusto così. Meno 3 pips su RGPY, GVP CAD è andato bene, 8 punti, per cui ci sta, va bene così. Zome, non so se hai altre idee, altre cose. No, sto guardando... No. Comunque, GVP CAD e RGPY dovrebbe shottare. Si sta preparando a shottare. A questo livello a sinistra, però deve essere abbastanza buono. Adesso abbiamo la chiusura lì sopra lì che era a livello M30, possiamo ritestare un pelino e proseguire. Se qualcuno gli fosse piaciuto particolarmente, si potrebbe mettere un buy stop. A me anche l'idea è sempre valida, però appunto ci sarebbe leggero over trading. Sarebbe già la terza posizione, capito? Sì. Quindi mi sembra superfluo, ecco. Superfluo è la parola giusta. Anche se il target, l'abbiamo detto, qual è? Ecco che andiamo a rompere i minimi dell'M15 di prima. Lei minimi, buonanotte, massimi, scusate. GJ, pullback, rimasto lì. E dovevo concentrarmi su GVP CAD. Se mi fossi concentrato su GVP CAD, portavo a casa 15 pips. E invece, vedete quello che dico? Perché bisogna concentrarsi su una coppia sola, ok? Perché io avevo la mia idea su RGPY. Poi ho visto che questo qua ha creato un setup migliore, l'ho creato all'ultimo. Quindi molto in momentum, allora sono saltato qui e poi per paura che RGPY prendesse lo stop loss ho messo al sicuro dei profit, ok? Ma se non avessi preso il mio, intanto RGPY sta andando, eh? Se non avessi preso il mio rischio su RGPY avrei potuto mettere lo stop a break even e lasciare il resto della posizione correre, ecco RGPY che è andato, stavo dicendo. Però io non mi sono concentrato, ed ecco GVP CAD che fornisce 25 pips sul setup di prima, quindi un trade fantastico, ok, 25 punti, siamo arrivati al nostro livello, abbiamo fillato tutto il range, e RGPY anche sostanzialmente, erano tutte e due fantastici amici. No, vabbè, però comunque dall'ingresso di prima, 7-8 pips li avrebbe dati, quell'M1 lì, qua, 8 punti, sì. 9, era un bel trade, però l'ingresso era di qua, appunto, da questa candela qui. Quando è approcciato qui ho fatto il caghetta e sono uscito a break even. Mannaggia. Vabbè, dai, un'ottima mattinata comunque. Mi dispiace non tanto per essere uscito a break even qui, ma per non aver holdato GVP CAD. Perché avrei potuto lasciare anche un 10% break even, magari si rimangia tutto il movimento della mattinata. E sarebbe stato bello. Questo qui era... Era un ottimo trade. Volevo fare solo lo screen per poter mettere il breakdown della posizione. Però, non mi ricordo prima, qui sul grafico, bene il prezzo qui. Lo avevo messo, ma vado a vedere sul mio MetaTrader. 1.74.773. Ok, perfetto. Come si fa qua? Ok. Quindi, come dicevamo, con lo stop sopra il range, il take profit, vabbè, ovviamente sarebbe stato qui dove c'era il supposto, ma il trade è già bello che è andato. Quindi, ricapitolando, avevamo la nostra chiusura all'interno del range di prima, con questo livello qui, quindi un movimento fake bearish, fake bullish, prima dell'apertura di Londra. Chiusura all'interno, ingresso qui, 6 punti di stop loss,
al momento sta a più di 20 punti dal punto di ingresso, e quindi questo qui era un ottimo trade dopo l'apertura di Londra. E nient'altro. Per il resto, altri setup che abbiamo visto in cui bisogna dire qualcosa, non credo che ce ne fossero, abbiamo già detto tutto su tutto. Zome, non lo so, qualcosa ti viene in mente? L'unica cosa che c'era è che USD CAD mi aveva validato le vendite all'apertura di Londra, ma niente, ero in acquisto, quindi sono uscito con un pelino di drawdown, però easy. Okay. Mamma mia, questo qua, 27 punti. Questo è un bel, perché hai capito, questa è, che è la candela dell'apertura, capito? Inizia ad andare bullish, ok, dalle 9, questa apre alle 9, chiude alle 9.15. Tutti, cazzo, cioè, scusate la parola, tutti i compratori che all'apertura si fanno prendere al panico, vedono il prezzo bullish, quelli che proprio tradano alle 9, capito? Che morisse il mondo alle 9 del mattino, schiacciano buy o sell, perché c'è movimento, quindi schiacciano buy o sell, morisse il papa. Cosa si trovano? Si trovano ad andare un po' in profitto, quindi leccarsi le dita, e poi boom, drawdown seccati. Istantaneo. Seccati proprio lì, seccati la parola corretta. E chiude bearish, loro dicono, ah, ma siamo ancora qui, ah, vediamo un attimino, torniamo bulli. No? E no, questa arriva, non dà neanche un retest completo, inizia ad andare bearish, prosegue bearish, quella dopo bearish, quindi, capito, bisogna sempre mettersi al sicuro appena possibile. Perché se noi fossimo stati compratori in questa situazione qui, arrivavamo qui e cascasse il mondo, mettevamo lo stop a break even. Ok? Così non ci prendevamo il drawdown. Se poi il prezzo arrivava giù, ci stoppava e proseguiva bullish, non è affar nostro, non possiamo prevederlo con certezza. Quindi noi l'unica cosa che possiamo impegnarci a fare è proteggere il capitale, sempre in qualsiasi situazione. Ok? Proprio il motivo per cui, essendo entrato su due trade, sia su questo che sull'altro, una volta che questo qui mi ha dato la copertura di 8-10 punti per poterlo chiudere e fare in modo che se l'altro trade fosse andato a stop loss di 4 punti sarei stato comunque positivo, allora mi sono protetto, ok? Ma se non avessi preso il rischio doppio su questa posizione qui, avrei potuto parzializzare 10 punti, come al solito, mettermi a break even e lasciare una posizione correre che a questo punto sarebbe a 30 punti, ok? Quindi è molto molto importante. L'unica cosa su cui bisogna concentrarsi nel trading è proteggere il capitale. È veramente fondamentale, perché puoi essere bravo quanto vuoi, prendere un sacco di pips positivi, però se non proteggi il capitale, anche avere un win rate di 60-40 non basta. Non basta, perché te lo mangi con commissioni, spread e tutte queste cose qua. Quindi non basta. Bisogna avere perdite poche, avere 70-80% di profittabilità sui propri setup, ok? E quando i propri setup ci sono e vanno male, bisogna avere loss molto molto concentrate, molto piccole. 3 punti, 4 punti, 7 punti, 8 punti, sono tutte addirittura anche 10 punti, va benissimo. Però prendere magari 20 punti di stop loss o 25 punti di stop loss è una cosa che ti compromette non solo la giornata, ma la settimana. Se ti compromette la settimana, tu il giorno dopo vai sulle chart con una mentalità brutta, quindi non sei lucido. E probabilmente prenderai un altro trade negativo sull'onda di quelli che hai già preso. È come a livello sportivo, quando una squadra di calcio inizia a inanellare 2-3 vittorie consecutive, poi ha fiducia, ok? Quindi scende in campo con la mentalità vincente, ok? Ma quando una squadra di calcio perde fiducia, inizia magari a perdere una partita, due partite, poi quando vanno in campo sono tesi ed è più probabile che vadano a perdere, ok? Perché appunto non ci credono, non hanno fiducia. E qui, quando perdiamo fiducia, si tratta di soldi, soldi reali, perché qui non si parla di demo. Chiunque tradi su demo non ha la minima idea di questo ragionamento, di che emozioni coinvolga. Perché tradando sul conto reale, quando perdi soldi e li perdi una volta e li perdi nel tuo rischio, non c'è problema. Quando perdi più di quello che dovresti perdere, perdi tanta fiducia. Perdi tanta fiducia e quindi quando vai a cercare un'altra operazione, hai la paura addosso. Hai la paura addosso, quindi magari ti darebbe 30 punti di profitto, ma tu ne chiudi meno, o magari hai 10 punti di stop loss, ti va 5 in drawdown, e piuttosto che holdarla e aspettare che vada appunto a infrangere i tuoi livelli, magari chiudi prima per paura, poi lei si inverte, ti va in profit, tu dici, cazzo, se non avessi toccato niente, avessi lasciato il mio stop dove era, non avrei avuto problemi, e invece ho preso uno stop. Perché è tutta questione di mentalità, essere, avere la mente clear, pulita, capito? Poter ragionare in modo lucido. Io, dopo aver preso meno 3 pips e un'altra buys,
non ho già più ragionato in modo lucido, mi sono esposto su un'altra posizione e quindi non ho potuto portarmi a casa quest'ottimo setup come avrei voluto. Quindi dopo 3 anni sono comunque errori che si fanno, perché non siamo computer, non siamo macchine, e sono errori che appunto succedono. Quindi non c'è da preoccuparsi o vergognarsi di queste cose qui. I soldi sono la cosa che scuote più dal profondo l'animo umano, per cui cambiare le proprie decisioni è una cosa molto molto probabile, molto fattibile. Quello su cui bisogna concentrare tutti i propri sforzi, più che il setup perfetto, è il setup che ci permetta di proteggere il nostro capitale, ok? Quindi quello su RJPY poteva avere 4 punti di stop loss, allora l'ho preso. Quello di prima poteva averne 3, allora l'ho preso. La sterlina era un cannone tutta la mattina, quindi non l'ho preso, perché si poteva prendere in modi molto astuti come abbiamo fatto, ma io non l'ho preso perché lo stop loss era un po' grande. Qui ho preso un altro trade perché potevo avere 6-7 punti di stop loss e giocarmi tutto il range, ok? Che erano una ventina. No, queste cose qua, niente di più. That's it. Niente, vi ho annoiato abbastanza, quindi sono quasi le 10, abbiamo iniziato un po' più tardi del solito e quindi proseguiamo un po' più tardi del solito. Questo setup più lo guardo e più mi piace, è uno di quelli proprio. All'apertura abbiamo l'inversione, boom, e qui seccato tutti i compratori, capito? Voi immaginate solo quanti compratori sono entrati qui su questa candela dopo aver visto tutto il movimento bullish qua e aver tutta l'ansia, capito, di perdere il movimento. Sono entrati tutti e chi non ha protetto il proprio capitale adesso sta pregando che il prezzo smetta di scendere. Ma il prezzo ha già rotto i minimi e non smetterà di scendere. È probabile che nel corso della giornata finisca di rimangiare tutto il movimento che ha iniziato questa mattina, perché la nostra candela daily è bearish, non ha rotto i massimi, è arrivata su ma non ha rotto i massimi. Abbiamo questo livello di supporto che prima ha rigettato e adesso magari andiamo a chiudere di nuovo al di sotto e durante New York andiamo a proseguire la nostra corsa bearish, ok? Per cui proteggere il capitale. Mi sta combinando RJPY, adesso te lo dico. Stava facendo ranging, è tornato giù, si è fatto un po' di ranging in zona qui, adesso ha dato gli ultimi 2 colpi ed è tornato giù. Sono contento sinceramente, almeno, perché se fosse andato a fillarmi tutto il range, vedi, il weak fill l'ha dato, io sicuramente avrei parzializzato sul weak fill, come dicevo prima. Il weak fill quando siamo in momentum lo dà molto molto spesso e se fossimo stati abbastanza fortunati avremmo potuto prendere, avremmo potuto prendere tutto il movimento, però il nostro primo target era appunto questo qua del weak fill. E sono contento che sia tornato giù così, non ho neanche rimorsi su aver chiuso la posizione. Comunque ha chiuso addirittura un pips in profitto, quindi neanche le commissioni mi hanno disturbato. Vediamo l'H1, come chiude? Sì, dai, già che ci siamo. Poi ricordo che tra un'ora chiude anche la candela d'H4, quindi io tra le 10 e le 11 del mattino, sinceramente non mi ricordo l'ultimo trade preso tra le 10 e le 11 del mattino, ma sinceramente non mi ricordo neanche l'ultimo trade preso alle 9:30, perché di solito 7:30, 8, 8:30, 9, di solito in quegli orari lì troviamo sempre i nostri setup. Ho preso US 30. Hai preso US 30, molto bene, manda... Allora mando, fammi scrivere le conferme e mando l'analisi. Vai tranquillo, ma non bullish o bullish? No, sell, sono già bullish. Ok, ottimo, quindi... meno male. Infatti dicevo, perché se è entrato bullish non mi piace per niente, stavo pensando. No, sell ci può stare, se andiamo a rompere questi minimi qui, è lo stesso discorso, tutti i compratori che si sono posizionati in pre-Londra vengono bastonati. E appunto abbiamo il nostro movimento. C'è questo supportino qui sulla sinistra che potrebbe dare un po' noia lì, però comunque se sei entrato con un buon ingresso e hai potuto avere un risk reward buono, ma io sono sicuro che ce l'hai potuto avere perché sarai sceso M1, sì. Avrai visto questa formazione di resistenza, sarai entrato magari dopo una di queste candele qui, una, due, addirittura poi M5 ha formato un fake out e come hai detto tu c'ha una buona percentuale di rompere i minimi. Esatto, però M5 comunque non è un livello, cioè non è un time frame su cui si può dire a forma, cioè si può dire perché ovviamente il setup è quello, però sì, capito? Sì, è una confluenza Esatto, ti può dare l'indicazione, ecco, nel momento in cui ti trovi a una resistenza d'H1
e hai già avuto una candela bearish che qui ancora non abbiamo avuto, allora puoi anche andare a prendere, cioè a trattare l'M5 come un fake out sul livello. Adesso è più sì una questione di pullback, vedi che poi se proprio, cioè questo io non vedo il fake out, ti dico, non lo sto vedendo. Tu intendi questo probabilmente? No, quello lì in alto. Perché io quindi sei già entrato da mezz'ora allora, da un po'. No, sono entrato precisamente, volevo mettere un sell stop, però c'ho FTMO con lo spread di merda. La mia entry, aspetta che apro un 24. Non capisco la candela, capito? Mi hai detto che sei entrato dopo un fake out M5, ok? No, ho notato il fake out. Ho capito male io. Infatti non riuscivo a capire la situazione. Okay. Ho aspettato la sequenza di massimi decrescenti bearish, quindi rotture di vari supporti. Che è avvenuta con questa candela qui, nonostante sia bullish. Sì, bravo. Quello lì. Ora ti invio tutta l'analisi. E quindi sei entrato qui, penso, giusto? All'incirca. Sì. Ok. Sì. Ok, stai attento solo all'unica cosa, a questo livello qui, sulla sinistra. Però comunque non è una cattiva idea. Abbiamo chiuso l'H1 e forse l'idea che avevi prima si è concretizzata, no? Quella del possibile weak fill bullish. Sì, weak fill bullish, magari un retest sotto. Però appunto abbiamo la nostra candela bearish. Questo qui è esattamente identico a quello che c'è su GBPCAD, quello che c'è stato su GBPCAD. Se andiamo a vedere, è proprio uguale, ok? Guardate, una, due e poi tre, che inverte. E qui abbiamo esattamente... questa partiva da più in basso, comunque una, due, tre, poi questa che inverte. Quindi questa potrebbe proseguire bearish, però cosa cambia da GBPCAD? Che prima eravamo in formazione, quindi l'H1 di GBPCAD poteva tranquillamente continuare bearish, ok? Dopo questa rejection venire giù bearish. Mentre adesso l'H1 appena aperto, intanto qui proseguiamo al 90%, è veramente... Abbiamo bastonato qualsiasi compratore sulla faccia della terra e... però avevamo la nostra M30 già bearish, capito? Che aveva già formato resistenza, quindi l'ingresso veniva per quel motivo lì. E US30 è un pelino più incasinato per il fatto di quel supporto lì, ma l'M15 ha formato la resistenza. Appunto, l'unica cosa che penso che vedi tranquillamente anche tu, la vedevi già prima, è quel weak fill bullish. Però se te sei a posto, ti metti a break even e poi quello che vuol fare, fa senza problemi. Già a break even, ho partizzato adesso alla rottura del minimo 60%. Perfetto. Sono tranquillo. Ottimo, bravissimo. L'unico problema è FTMO, perché... No, lo so, infatti, guarda, scusami, Cri, non entriamo nel discorso, se no adesso la live, al posto di chiudere alle 10, la chiudiamo alle 11, fidati. Quindi lasciamo stare, magari discutiamone poi in privato, ok? Spread che te la lascia stare. Guarda, poi la entry, boh, vabbè. Lascia perdere. È uno scam per gli scammer, ok? Quindi niente di più. JPY buys dal buy stop a questo livello qui prima. Zoom ha chiarificato il tutto a voce e abbiamo preso quel trade lì. Poi sono stato stoppato su Euro JPY su quella vendita al di sotto del livello. 3 pips subito safe. E poi abbiamo preso questa sell su GBPCAD. È andata ben oltre le aspettative. Ben oltre. 50 punti. 50 punti. Ben oltre qualsiasi aspettativa, sì. E stavo dicendo, quando eravamo qui, che probabilmente in New York avremmo rimangiato tutto il movimento di prima, e lo abbiamo già praticamente rimangiato, perché cosa manca? Cosa manca? Niente, manca poco, ben poco. Siamo già andati coi minimi all'interno di questo range, quindi il movimento l'abbiamo pressoché rimangiato quasi tutto, e niente. Bye bye, folks. Chiudo, se qualcuno ha domande le faccio adesso, mai più. Sto facendo l'analisi. Domanda. Ok, finito. Ho cercato di essere il più chiaro possibile, ma hai avuto un po' di fretta. Così rimane anche nello streaming. A chi se lo guarda può studiare anche questa analisi qui. Ok, perfetto, bello. Zome starà drizzando i capelli su questa chart M1, ben labeled così. Vediamo che abbiamo fake out più... Entri nel range, qui questa candela, dopo i movimenti bullish, chiude di nuovo al di sotto, ok? Poi abbiamo il break retest del livello 23.900, che abbiamo già segnato time frame più alti, quindi ovviamente non è un livello messo lì dalla chart M1. Abbiamo iniziato ad avere problemi a sfondare questa livella qua, quindi rigetti, rigettazioni. Poi nel momento in cui abbiamo rotto il supporto, Christian è entrato
puntando al retest dei minimi precedenti formati, quindi qui ha parzializzato. Se prosegue bearish si porta a casa una pagnotta ancora più grande, se il prezzo torna bullish non ha nessun drawdown perché si è già messo a break even. Quindi è un ottimo trade, risk reward ottimo, ingresso ottimo, non ho assolutamente nulla da dire. Ottimo, bravo. Grazie, grazie. E, boh, niente ragazzuoli, EURGPY muore, quindi mi fa felice, meno male che non è andato, boh, siamo più tranquilli. GJ ha fatto un bel pullback, GJ potrebbe chiudere, se chiudesse, a parte che ha già dato, dicevo, ha chiuso bearish e poi ha dato 20 pips di spike. Boh, ragazzuoli, ci sentiamo dopo, ci aggiorniamo in giornata, qualsiasi cosa sapete dove trovarci e niente. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.